la falesia dimenticata si inserisce all'interno di un contesto dove si sta lavorando nello sviluppare un prodotto turistico proprio incentrato sull'arrampicata, quindi diciamo non è una mosca bianca ma è un tassello, probabilmente il più importante, che si inserisce all'interno di un contesto, di una destinazione dove l'arrampicata vuole diciamo raggiungere un'importanza diciamo proprio a livello di richiamo turistico, quindi non solo un completamento dell'offerta turistica ma un vero e proprio motivo di vacanza e motivo di scelta della destinazione. Per questo secondo me è un progetto che va sostenuto in primis da chi ci lavora con il turismo, perché come detto secondo me diventerà sempre di più un elemento di richiamo per la destinazione, ma anche per chi ci vive qua in questo territorio, perché diventerà in primis uno spazio fruibile per noi. Quindi i motivi diciamo, per sostenere il progetto secondo me sono veramente tantissimi. E su questo argomento infatti anche noi come consorzio Borgo Vivo di San Lorenzo abbiamo deciso di destinare parte degli incassi che avremo sulla vendita delle esperienze durante l'estate proprio per sostenere questo progetto, proprio per far capire l'importanza che ha il progetto Falesia Dimenticata all'interno dell'ambito turistico di San Lorenzo. Contribuisci anche te al progetto Falesia Dimenticata 2.0 andando direttamente sul sito appela.com e facendo una donazione per sostenere il progetto.